violenze femminili partono sempre da un certo livello di inconsapevolezza di sé, per poi fare un percorso, sì, di formazione, di chiaramente anche maturazione. Per cui io tutte le mie eroine, anche se forse lei è forse la più anti-eroina tra le mie eroine, sono tutte contrassegnate, sono caratterizzate da questa all'inizio questa inconsapevolezza di chi sono e di che cosa anche cercano. Anche se Lea sin dall'inizio sa che questo Giacomo, proprio in maniera inspiegabile, come potrebbe essere inspiegabile il fenomeno dell'entanglement quantistico che poi mi ha ispirato nella costruzione del personaggio di Giacomo e nell'idea che ci possano essere, non so se voi lo conoscete, l'entanglement della fisica quantistica, è un processo per cui ovviamente riguarda il micromondo, però due particelle interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separate, non possono più essere descritte come due sistemi distinti, perché tutto quello che farà una continuerà a influenzare il destino dell'altra anche ad anni luce di distanza. Ed è proprio la distanza e questa capacità di corrispondenza tra le persone che si sono amate, che in qualche modo hanno anche scritto il destino l'una dell'altra. Questo romanzo racconta anche la contrapposizione tra il destino e il caso, cerca di trovare un'equazione secondo vari punti di vista, perché affronto la fisica quantistica ovviamente da non esperta, ma ho cercato di usarla come metafora e in qualche modo attraversa a grandi linee tutto il romanzo, ma anche e soprattutto la filosofia orientale della medicina tradizionale cinese e la teoria degli Shen, interessantissima, anche perché appunto metteva insieme la teoria dell'entanglement con gli Shen, che sono, immaginate un universo come un enorme contenitore, gli Shen delle piccole particelle in qualche modo divine che si posano sulla prima cellula che mette al la prima cellula di un individuo quando appunto un individuo viene messo al mondo e si irradiano su tutto il corpo, su tutti gli organi, come un'impronta. Però lo Shen risiede nel cuore, secondo la medicina tradizionale cinese. Io ho abitato a Singapore e quindi ho avuto modo di osservare Singapore e di approfondire queste teorie e piano piano si è costruita, ho costruito questa storia che è una riflessione sì sull'amore, ma come la fisica quantistica è un pretesto per parlare d'amore, anche forse l'amore è un pretesto per uno sguardo un po' più approfondito su questioni più alte che ci riguardano come individui e qual è il nostro destino su questa terra. E così ho messo in scena una storia d'amore che però poi nel suo sviluppo, soprattutto nelle ultime 100 pagine, è proprio la mia visione della vita, la mia voglia di mettere, quando io metto insieme una storia, la voglia di far tornare tutti i conti, per cui in qualche modo far sì che tutte le cose di cui ho discusso nel libro non le metto mai casualmente, perché cerco di costruire anche in maniera rigorosa e razionale una storia. La scienza e la letteratura hanno entrambe il potere di rivelarci la complessità e la bellezza del mondo. L'equazione, al di là delle possibili equazioni di fisica quantistica, in realtà l'equazione per me è una metafora della vita. Quindi, tutti sappiamo, anche chi è, anzi, soprattutto chi è una frana in matematica come me, io non a caso sono diventata scrittrice perché non avrei mai potuto fare altro nella vita. Però tutti sappiamo che in un'equazione prima si commette un errore e più ci allontaniamo, le incognite che dovrebbero equivalersi quando un'equazione riesce si allontanano irrimediabilmente. E così un po' anche nella vita, quando accadono delle cose, come nel caso della vita di Giacomo, qualcosa che ci segna e che devia il nostro percorso, è un po' come un allontanarci, immaginiamo l'equazione da una parte io sono, dall'altra io voglio essere, devo essere, quello a cui sono, anche se vogliamo, destinato. E le deviazioni sul percorso di un'esistenza ci portano a
ad allontanarci magari quello che allontanarci dal nostro ideale di esistenza, la nostra visione su questa terra. La filosofia orientale parla molto di missione, dello Shen è proprio la sede della missione di un individuo. Io credo che sia comune a molte donne, almeno così ho avuto modo di conoscere nel corso degli anni della mia vita, tra le amiche, le cose che leggo, i romanzi, il cinema, è pieno di amori che fanno soffrire, amori che appunto non hanno nulla di ragionevole più che di razionale, però è come se qualcosa di assolutamente irresistibile si muove a livello empatico e comunque nel nostro cuore, tanto da spingerci in direzioni che in realtà dovremmo saggiamente evitare. Invece c'è un po' questo elemento masochista e ho cercato di metterlo in scena raccontando uno di quegli amori devastanti, se vuoi logoranti, e però cercando poi in realtà di raccontare la storia di due vite, la storia di tre vite e di come ci si muove sempre su due binari, la ragione e il sentimento. Il romanzo si apre proprio con il monologo del cuore, chi poi ha letto il romanzo sa quanto è importante, che proprio parla alla ragione, si rivolge alla ragione e le dice: il pericardio mi protegge, mi avvolge e protegge da quando sono nato. Sono forse l'unico organo del corpo ad essere difeso da una membrana. Mi sono chiesto molte volte il perché, e dopo anni di faticosa convivenza ho finalmente trovato una risposta. È per proteggermi dai tuoi condizionamenti, da te che tutto puoi e comandi. E quindi capiamo bene che questo romanzo inizia proprio come una dichiarazione di guerra. E quante volte ci siamo trovati a combattere tra la ragione e i condizionamenti sociali. Viviamo e poi nei miei romanzi c'è sempre questo fil rouge dell'istinto e delle circostanze sociali che ci impongono determinate scelte. Avendo una formazione di sceneggiatrice, chiaramente credo che il mio modo di scrivere i romanzi sia sempre stato un po' influenzato da quello che ho studiato, ovviamente da ragazza. E sicuramente nei miei romanzi c'è sempre un'osmosi tra la scelta dei luoghi e il movimento e le caratteristiche dei miei personaggi. E sempre per seguire quel famoso binario di cui parlavamo, cuore e ragione, abbiamo da una parte la ragione, il rigore, la razionalità di una città come Singapore, che per chi non la conoscesse è una città evoluta, che guarda al futuro, dove c'è anche una sorta di incomunicabilità di fondo. Vi faccio un esempio per parlare di Singapore, per capire che tipo di città è. È una città che non ha nulla che superi 30-40 anni di storia. Da italiani, veneziani voi, romana io, chiaramente sono quelle città che per certi versi ti lasciano un po' appunto spiazzato, no? Perché io sono abituata proprio a respirare la storia e mi piace ritrovarmi in città che hanno delle storie da raccontarmi. Singapore è modernissima, modernissima, evolutissima e quello che Michele Serra oggi definisce la sindrome da sguardo basso, cioè siamo tutti in qualche modo concentrati su queste porte verso mondi virtuali che sono gli smartphone. E quindi non riusciamo qualche volta a staccarci da questo mondo e ci dimentichiamo di che cosa succede intorno a noi. E per esempio a Singapore l'idea del romanzo è nata una volta osservando questa tavolata di persone dove nessuno si parlava, eravamo a un ristorante, nessuno si è tutti concentrati sui cellulari. E poi quando sono arrivate le pietanze, il primo istinto non era quello di mangiare, sentire gli odori oppure di fare dei commenti riguardo al piatto che avevamo davanti, ma subito fotografarlo e quindi come se era più importante, magari se lo mandavano tra di loro via WhatsApp, però è questa la cosa che sconvolge, no? Il modo di comunicare di oggi. Da una parte abbiamo Singapore, l'uomo roccia, una città però dicevo evoluta, tecnologica, che è rivolta al futuro, dall'altra una città come Roma, caotica, disorganizzata, quindi un personaggio anche lì imprevedibile, ovviamente che rifugge i sentimenti, rifugge la possibilità di essere in qualche modo catalogabile, e Roma però anche lei passionale, in qualche modo viva, comunque la storia. I miei genitori mi dicevano,
vabbè, però intanto studia, era questa cosa. Però in questo loro dire intanto studia, quindi mi hanno permesso di studiare, non è poco, perché una famiglia che ti consente di studiare è tantissimo, che ti consente di fare una scuola di narrazione, quando io ho preso la laurea inglese perché sapevo che ci mettevo meno tempo, perché sennò all'università italiana mi sarei persa, senza nulla togliere all'università italiana, era perché io non mi interessava laurearmi in scienze della comunicazione, volevo fare lettere, quindi mi sono laureata in fretta e poi ho detto mi iscrivo a lettere. E perché a casa comunque ti consentono di studiare, però ti dicono ma poi lettere che fai? Io ho questo panico, vengo da una famiglia di imprenditori che hanno solo i numeri e io ero l'unica che scriveva, l'unica che aveva questa voglia di raccontare storie e mi guardavano un po' perplessi, però mi hanno appoggiato sempre. E allora mi viene in mente un discorso bellissimo di uno sceneggiatore che va a ritirare gli Oscar e dice la cosa più bella che si può dire e che io condivido in pieno. Lui con questa statuetta, che poi è ovviamente il sogno di qualunque persona faccia il mestiere dello sceneggiatore, l'Oscar è il massimo, io pure sogno l'Oscar per il red carpet, è normale, sogniamo tutti, è bene sognare. E allora lui sale sul palco e dice io voglio dedicare questo premio a tutti quelli che scrivono e che sono convinti di perdere tempo. Perché io quando ero ragazzino scrivevo e non arrivavo a far tornare i punti, non arrivavo ad avere dei successi, però c'erano i miei genitori che mi dicevano no, continua così, perché non stai perdendo tempo. Poi diventavo un po' più grande, ancora appoggiato ai miei genitori, non riuscivo a diventare indipendente e continuavo a scrivere. I miei genitori continuavano a dirmi continua così perché non stai perdendo tempo. Allora io dedico questo premio a tutti quei genitori che hanno il coraggio di spronare i figli e dire loro non stai perdendo tempo e a tutti quelli che scrivono convinti di perdere tempo perché insistendo poi c'è pure il rischio che finisci qui, che nel caso suo stava su un palco con tutto il mondo che lo guardava e la statuetta più ambita del mondo tra le sue mani. Quindi penso che poi alla fine una famiglia che ti sostiene è importante. Chi non ce l'ha, e sono tantissimi gli esempi in letteratura che ce l'hanno fatta anche senza una famiglia, forse hanno ancora di più quella rabbia, quella motivazione che ti spinge ad arrivare anche se il mondo ti è ostile. E forse arrivano a costruire delle storie, dei romanzi, dei film degni veramente di nota. Quindi non è che dico che chi non ha una famiglia non può scrivere, però è chiaro che è più faticoso.